I'm delighted to welcome you to FE Fund Info's inaugural Better Connected Conference, which we bring to you virtually this year. The past 12 months have been extraordinary, to say the least. We have all learned new ways to collaborate in these unprecedented circumstances. Having stepped into my new role back in March of 2020, never did I think that I'd be meeting my global team almost completely virtually for this whole year. If 2020 was about coming to terms with an operating environment of accelerated digital adoption and of safeguarding our businesses for the future, then 2021 should focus on a low friction experience, not only for our customers, but also for our people and our partners. After such a period of change, we must now be prepared to assess our business data and processes and their readiness for this new future. I am extremely proud of the trust you place in us at FE Fund Info to provide business critical data and applications that ultimately support and improve the investment experience of millions of individual investors. One of the key strengths of our business is our vast global network of fund managers and distributors who collaborate with us and each other to deliver value in new ways for the benefit of you, our customers. We have a big year planned with many product enhancements. These include the full integration of our datasets, finishing our transition to the Azure cloud, the release of our self-service data feed portal, new fact sheet production modules in PublifFund, enhancements to our MiFID II client reporting solutions, and many, many others. 2021 will also be a year all about ESG. The world of ESG is complex and fast-moving, and we are firmly committed to facilitating the distribution of ESG data. Our acquisition of CSSP, announced earlier this year, is a tangible example of how we have expanded our product set in this extremely important space. Throughout our Better Connected conference, we invite you to be inspired by the expertise of a range of leaders in the industry and to join the debate by participating in discussions with both our people and your peers. Thank you in advance for joining us as we look forward to a year of collaboration and success for us all. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti e benvenuti alla terza e ultima sessione della nostra Client Conference 2021. Sono Paolo De Vito, il direttore della filiale italiana di FE Fund Info e sarò con voi per le prossime due ore circa. Nel caso non abbiate potuto partecipare alle prime due sessioni di questo ciclo di incontri, nelle quali abbiamo esaminato i cambiamenti normativi e discusso il loro impatto sul settore, e poi aver parlato nella seconda sessione del futuro dello scambio dei dati sui fondi, potrete rivedere on demand la registrazione degli eventi sul sito della conferenza. Oggi parleremo delle opportunità digitali che si presentano sul mercato a favore delle organizzazioni finanziarie. Gli ultimi 12 mesi sono stati particolarmente d'impatto sul modo in cui i prodotti finanziari sono stati commercializzati e venduti, e questo ha portato alla rapida adozione di nuovi strumenti e canali digitali da parte delle società prodotto. Ci siamo dunque chiesti come questi strumenti possono essere adottati al meglio e come sfruttarli per raggiungere i clienti finali. Oggi, come intervento introduttivo, ascolteremo Andrea Boggio, Head of Continental Europe and Head of Italy di Jupiter Asset Management, che proporrà un aggiornamento sul contesto nazionale e internazionale a seguito di un anno difficile, toccando tematiche importanti quali l'M&A e le prospettive per l'assetto futuro dell'industria del risparmio gestito. Dopo l'intervento di Andrea,
Abbiamo invitato i rappresentanti di alcune delle imprese leader dell'industria dei fondi per un confronto su come hanno superato le recenti sfide pandemiche, il futuro della distribuzione digitale e come le loro rispettive organizzazioni si stanno fornendo e trasmettendo valore all'investitore finale in questo periodo. Prima di continuare, vi invito a partecipare attivamente con le vostre domande e risposte selezionando il widget Q&A che si trova sul lato destro dello schermo e rispondendo, e noi poi risponderemo a quante più domande possibili alla fine di ciascuna sessione. Bene, partiamo con la prima parte con Andrea Boggio, Head of Continental Europe and Head of Italy di Jupiter Asset Management, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Benvenuto Andrea, buongiorno, a te la parola. Buongiorno Paolo, grazie mille per questo invito e per l'introduzione e buongiorno a tutti. Mi scuso innanzitutto per questo effetto un po' Maurizio Seimani degli anni Ottanta, ma lo sfondo virtuale purtroppo fa questo effetto. Tante tematiche importanti oggi annunciate e soprattutto tematiche molto chiave per la nostra industria del risparmio gestito. Cominciando dal 2020, vissuto un po' dall'osservatorio internazionale di una società come Jupiter che è presente a livello globale, e soprattutto come abbiamo fatto a concludere, due acquisizioni in un periodo del genere, in pieno lockdown. Io comincerei col dire che questa crisi, per quanto sia una caratteristica comune a tutte le crisi, è stata veramente diversa da tutte le altre. È stata una crisi che ha esacerbato nel bene e nel male tutti gli aspetti possibili e immaginabili. Pensiamo anche soltanto al mercato. Una società, ci sono società che nell'arco di 2 o 3 mesi hanno fatto fatturato di 5 anni e ci sono società che nello stesso periodo, in 2 o 3 mesi, sono miseramente fallite. C'è stata un'enorme dispersione della performance settoriale. Guardare un indice non significava più nulla. Diciamo che bisognava guardare sicuramente gli indici settoriali per capire un po' il contesto di mercato. Ci sono stati settori come l'information technology, società come Amazon o settori come quello dell'oro, dei metalli preziosi che sono volati e altri che invece sono andati completamente all'opposto, come banalmente quello dei viaggi, della ristorazione, settore del petrolio, banche europee e tanti altri purtroppo. Quindi, nessuno era preparato a una disruption di questo genere, ma nel settore dell'asset management possiamo dire che era un po' più avvantaggiato chi aveva più capacità di adattamento. Diciamo che è stato, dal mio punto di vista, anzitutto un ottimo test per quelli che sono i continuity plans, cioè i piani di emergenza per fare in modo che il business non si interrompa. Ora, in una società come Jupiter, cosa è successo? Che da un giorno all'altro, come immagino in tante altre, tutti i dipendenti a livello globale si sono trovati a casa, a lavorare da casa, ripeto, da un giorno per l'altro. La meraviglia di tutti, in senso positivo, è stato il fatto che funzionava tutto. Non c'è stato nemmeno, perlomeno dal punto di vista tecnologico, nemmeno un'ora di blackout. Quindi, questo ha significato tantissimo dal nostro punto di vista. Dal momento che il 2020 e la pandemia hanno rappresentato per l'asset manager due tipi di sfide dal mio punto di vista. La prima appunto tecnologica e la seconda relazionale. Quindi dal punto di vista tecnologico si sono trovate meglio, come dicevo, le società ovviamente che avevano precedentemente investito in soluzioni capaci di fare da bridge a questo tipo di interruzioni. E un pochino più adatto, magari quelle di minori dimensioni avevano un vantaggio competitivo perché erano più snelle e veloci nel cambiare il proprio assetto dal punto di vista tecnologico nel giro di poche ore. E poi una sfida sicuramente relazionale. Il 2020 è stato l'anno in cui bisognava cambiare, e questo ormai l'abbiamo capito dopo un anno, bisogna cambiare però velocemente il modo di relazionarsi con i nostri clienti. Quindi sono state in senso un pochino lato più avvantaggiate le società che erano più orientate al cliente da sempre. Secondo i nostri clienti, secondo i nostri interlocutori, Jupiter è stata particolarmente brava in questo. Siamo riusciti a stare vicini ai clienti,
ci siamo connessi con loro. E non per retorica, ma vorrei dire che nei primi mesi del 2020, durante la pandemia, l'aspetto importante per noi era quasi più educational dal punto di vista relazionale che non veramente vendere soltanto fondi. È chiaro che noi siamo qua per aumentare la nostra quota di mercato, come fanno tutti, per vendere fondi, ma in quel momento ci sembrava più importante riuscire a dialogare con i nostri clienti, supportarli in tutti i sensi. E questo è stato un atteggiamento abbastanza vincente, che i nostri clienti ci riconoscono. Tra l'altro ha aiutato moltissimo in questo contesto il fatto che le persone fossero a tutti i livelli dell'industria molto più aperte al confronto, molto più orientate proprio all'ascolto, ma anche alla relazione. Questo da un certo punto di vista incredibilmente ha rinsaldato le relazioni con i clienti a tutti i livelli. Però veniamo alla cosa stupefacente. In questo periodo siamo riusciti a completare due acquisizioni, non una, in un contesto di totale lockdown. Quindi tutti essendo rimasti a casa sulla propria sedia, sulla propria scrivania, senza alcuna possibilità di andare in ufficio. La prima operazione è stata quella di acquisizione di una boutique americana, più piccola ovviamente, che si chiama NZS, non Zero Sum, che avevamo annunciato nel dicembre 2019, ma abbiamo dovuto completare nel primo trimestre del 2020. Questa è stata un'operazione relativamente più semplice anche per le dimensioni proprio della boutique, che dovevamo semplicemente innestare sui nostri sistemi, vis-à-vis Aladdin ad esempio, ma diciamo ha comportato dal punto di vista tecnico e complementare veramente pochi problemi, ma quella più complicata è stata quella che era ovviamente su tutti i giornali, abbiamo acquisito Merian Global Investors, che in Italia forse era più conosciuta in passato come Old Mutual, che avevamo annunciato con un tempismo incredibile a metà di febbraio del 2020. Ora, ci siamo trovati esattamente all'inizio di un'operazione di M&A, proprio a pochi giorni dal lockdown. Quindi che cosa è successo? C'è stata anzitutto dal punto di vista tecnico una grandissima capacità di organizzativa e qui ha giocato un ruolo chiave sicuramente la grandissima esperienza del nostro Chief Executive Andrew Formica, regista in passato di operazioni anche più complesse volendo come la fusione di Janus e Henderson. Però c'è stato, dicevo, un ruolo assolutamente chiave, molto molto importante, della organizzazione assolutamente, vorrei dire, svizzera da un certo punto di vista e capacità di execution, perché il progetto non è slittato nemmeno di un giorno. Quindi tutte le deadline che prevedevano di arrivare al closing in determinate date sono state rispettate. E questo, di nuovo, è stato un risultato veramente straordinario e soprattutto impensabile. Quando hanno annunciato in Italia e in tutta Europa i vari lockdown in tempi diversi, nessuno poteva credere che avremmo completato entro luglio, nella tempistica prevista, la completa acquisizione. E invece così è stato. Se vogliamo, diciamo, gli analisti, quando parlano di operazioni di M&A, mettono l'accento generalmente su aspetti tecnici come la complementarietà delle gamme, dei prodotti, l'aumento delle quote di mercato, tutti aspetti quantitativi assolutamente interessanti che dal punto di vista strategico non fanno una piega. Ma dal mio punto di vista uno degli aspetti chiave di successo di questa acquisizione, ma della maggior parte delle acquisizioni che vedo nel panorama internazionale di cui parliamo tra poco, è invece un aspetto generalmente un po' più trascurato, quello della cultura aziendale. Diciamo che io metto quasi al primo posto questo aspetto, perché è facile pensare all'integrazione di realtà, come dicevo dal punto di vista tecnico, è facile immaginare cosa succederà alla sovrapposizione dei clienti, alla sovrapposizione della gamma prodotte, dei prodotti e a tanti aspetti di questo tipo, ma quando poi a livello quotidiano, anche se l'anno scorso era più difficile perché si era mediati, no, dai mezzi tecnologici, quando, dicevo, ci si siede assieme, si comincia a ragionare di piani strategici con nuovi colleghi, quello che importa è avere una solidissima base comune di view, di cultura aziendale, di valori da mettere in comune,
che sono quelle bellissime parole che tutti mettono sui propri siti, perlomeno le società più importanti, ma nel concreto devono anche significare qualcosa, devono anche essere i veri valori fondanti. E devo dire che Jupiter e Merian hanno da subito messo in comune la stessa natura, cioè di gestori attivi volti a, diciamo, a portare avanti la propria mission con estrema chiarezza e con un atteggiamento molto semplice e tutto sommato un'organizzazione molto snella. Questa è stata da subito la chiave del successo di questa acquisizione, difficilissima da un certo punto di vista, perché immaginate cominciare a cooperare con dei colleghi, magari diventare il capo di qualcuno che si siede in quel momento in Germania oppure in altre parti del mondo e non poterlo incontrare, cominciare a dialogare soltanto via Zoom. Questo è stato un aspetto veramente difficile che purtroppo diciamo, abbiamo dovuto farvi i conti senza poter fare alcunché fino a quasi diciamo, alla fine dell'estate a settembre. Ma anche dopo, purtroppo, l'acquisizione si è completata senza la possibilità quasi di incontri di persone. Sappiamo bene il perché, perché la pandemia è continuata sicuramente in maniera gravissima anche nella seconda metà del 2020 e oltre, purtroppo. Noi facciamo ancora i conti rispetto alle conseguenze oggi. Alla fine, un altro piccolo segreto che ha molto a che fare con la cultura aziendale del successo di questa acquisizione durante la pandemia è stato quello di essere capaci di selezionare il meglio delle due società. Non c'è stato alcun timore, tra virgolette, infondato di dare ai migliori talenti anche della società acquisita la possibilità di occupare delle posizioni importanti nella nuova Jupiter che comprende anche Merian. E questo è un altro aspetto che molti commentatori di mercato generalmente tralasciano e vedono sempre come fumo negli occhi le possibili rivalse, diciamo, di chi come società acquisita viene ad occupare posizioni di rilievo nella nuova società. Questo dal nostro punto di vista non è vero e la cosa migliore da fare, se le culture lo permettono, è proprio quella di dare tutto lo spazio necessario ai migliori talenti, indipendentemente dalla provenienza originale. Bene, il 2020 è stato anche un anno importantissimo in generale per il panorama del M&A, del Merger Acquisition, perché se da un certo punto di vista il numero delle acquisizioni è stato inferiore rispetto all'anno precedente o comunque alla media storica, in realtà, guardando bene i numeri, le masse in gestione sono state in realtà superiori, quelle coinvolte nelle operazioni M&A sono state superiori. Quindi ci sono state, questo significa che ci sono state operazioni molto significative che hanno coinvolto masse molto importanti, come ad esempio mi viene in mente Legg Mason acquisita da Franklin Templeton, mi viene in mente Eaton Vance comprata da Morgan Stanley, operazioni che hanno sicuramente inciso da questo punto di vista. Da un punto di vista qualitativo, quali società comprano quali? Allora, i gestori cosiddetti tradizionali, dal mio punto di vista, osservando il panorama anche europeo, sono stati quelli meno attivi nel 2020. Cioè ci sono state meno operazioni che hanno riguardato, se anche come masse coinvolte, i gestori tradizionali, mentre il mercato ancora più vivace dal punto di vista delle acquisizioni è stato quello dei gestori alternativi. Qualcuno classifica anche, diciamo, l'M&A nel mondo del wealth management come operazione dell'asset manager, ci sta, e anche lì il mercato è stato parecchio vivo. Se da un certo punto di vista è abbastanza fisiologico che l'M&A continui, perché, diciamo, il mercato, io vedo un mercato che va abbastanza polarizzandosi. Cioè, da un lato vedo attori grandi e grandissimi che sentono ancora l'esigenza di aggregarsi per ottenere ulteriori economie di scala. Dall'altra parte ci sono attori anche piccoli, piccolissimi, che di nuovo sono a caccia di operazioni per cominciare a guadagnare quote di mercato più rilevanti. Vedo meno possibilità di questo tipo di operazioni nel mercato intermedio. Cioè la polarizzazione dal mio punto di vista significa il fatto che
c'è tutto sommato meno spazio, generalmente parlando, per le aggregazioni e le fusioni nelle società di media dimensione. E noi, come Jupiter, rappresentiamo peraltro una sorta di eccezione da questo punto di vista, perché siamo esattamente un attore medio, ma generalmente le operazioni di buon respiro riguardano società o più piccole o molto più grandi. Nel mondo, credo, dei fondi passivi, degli ETF, è facile immaginare la concentrazione e i motivi per cui avvengono, mentre è difficile pensare in questo mondo ad attori molto piccoli che non hanno masse critiche per sostenere le costi, quindi che cercano di fare assolutamente economie di scala. Forse l'unico mondo in cui immagino realtà più piccole e lontane dalle M&A sono forse quelle degli ETF intelligenti, i cosiddetti smart beta, ma in realtà quando penso sia all'Italia sia all'Europa, gli attori coinvolti nel mercato dei passivi li immagino sempre di grandi, grandissime dimensioni. Mentre invece, dal punto, diciamo, in generale, l'M&A, come lo immagino a livello europeo, continuo a immaginarlo con la caratterizzazione che ha avuto nel 2020. E proprio pensando allo scenario attuale, per quanto diciamo, le previsioni siano ancora di parziale rallentamento, il 2021 ha già visto in campo nomi giganti come quello di Lyxor, come BMO, come Wells Fargo, come Outdoor, come NN Investment Partners, che ha annunciato di recente la volontà di vedere sul mercato il proprio braccio del risparmio gestito. Quindi in realtà, nonostante un rallentamento assoluto, il mercato continua a muoversi. E qui, secondo me, torna importante menzionare il fatto che la gestione attiva può rimanere, dal mio punto di vista, di dimensioni più limitate, mentre la gestione passiva di altro tipo probabilmente non può seguire altra strada che quella delle dimensioni molto grandi per continuare a tenere quote di mercato rilevantissime. Un altro aspetto interessantissimo nel mercato attuale e futuro è quello della ESG SRI. Pochi minuti per parlare anche di questo, ma è importante farlo perché è sicuramente un tema che continua a dominare non solo i comportamenti degli investitori, ma quelli delle aziende e soprattutto tutta l'industria che sta investendo. Sono molto contento anzitutto che il 2020 sia stato forse il primo anno in cui, invece che parlare e divulgare concetti relativi a SRI e ESG, si è veramente collocato fondi. Il mercato ha decisamente avviato uno shift importante verso soluzioni totalmente orientate al GSRI. E sono convinto che questo, anche se il mercato ha proseguito negli anni a ondate, questa ultima ondata del 2020 sia stata l'ondata di non ritorno, cioè dove questo tipo di comportamenti virtuosi non vedrà un'inversione a U, cioè sarà un cosiddetto punto di non ritorno. Alcuni punti su ESG e SRI, e poi tocchiamo anche velocemente il tema della normativa SFDR, ma anzitutto io sono convinto che ancora oggi non ci sia ESG, quindi è impensabile parlare di soltanto fondi ESG in assenza di performance. Scusate per questa banalizzazione, ma chi diciamo è un purista ma non ottiene rendimenti per il cliente purtroppo continuerà a fare fatica. Poi vedo importantissimo in questo mondo la coerenza tra l'impegno dell'azienda, quindi quello che fa l'azienda, quindi la SGR, l'Asset Management House, e quello che fa a livello di fondi gestiti. Ci deve essere un'estrema coerenza tra questi due mondi. Faccio un esempio. In Jupiter noi abbiamo aderito a numerosissime iniziative importanti come azienda, tipo quella net zero, cioè emissioni nette zero entro il 2050, o l'allineamento al famoso Global Compact delle Nazioni Unite, piuttosto che altri meno importanti come la Good Work Coalition, eccetera. Ecco, se poi i comportamenti a livello di annunci, a livello di azienda, non vengono seguiti a comportamenti conclusivi, quindi nella gestione dei fondi, non si vede un impegno analogo, se non superiore, nel mondo della gestione, questo tipo di atteggiamento cade completamente. E quindi
la coerenza in questo mondo è molto importante. La normativa SFDR che obbliga perlomeno in Europa a dare una determinata standardizzazione la vedo come un'ottima innovazione. Non tanto perché sia importante la classificazione di per sé, ma quanto perché obbliga le società ad una chiarezza e standardizzazione anche a livello di disclosure, a livello di azioni virtuose nello stewardship cosiddetto, quindi nell'andare sul mercato a cambiare i comportamenti negativi delle aziende in cui si investe. E dare disclosure ai clienti di questo tipo di comportamenti ed essere più trasparenti e, se vogliamo, anche fare più storytelling, nel senso buono del termine, cioè più narrativa rispetto a quello che si fa, è importantissimo e fa aumentare la consapevolezza dei clienti rispetto a queste tematiche. Credo anche che non tutti i fan selector, quindi i nostri clienti più grandi, guardino soltanto la classificazione SFDR. Credo che molti di loro, quelli più grandi, guardino ai comportamenti veri, cioè a cosa i gestori fanno veramente nella gestione ordinaria dei loro fondi, a tutti gli aspetti di esclusione, agli aspetti di engagement, e non soltanto al fatto se un fondo appartiene alla, diciamo, Article 6, Article 8 o Article 9, la famosa classificazione che è stata introdotta dalla SFDR. Quindi questo è anche importante da dire, che molto spesso si vede commentare nelle testate principali questa società ha aderito al 90% all'Article 8, quindi tutti i fondi rispettano un sacco di criteri SRI, ESG, eccetera. Benissimo, però poi se il fund selector, chi seleziona i fondi a livello professionale, guarda dentro i fondi e non soltanto alla classificazione per articoli, potrebbe essere una non notizia. Ecco. Venendo più velocemente al come ci si attrezza dal punto di vista Jupiter agli scenari futuri in Italia, e non soltanto in Italia, l'Italia secondo me è un mercato che è cambiato radicalmente negli ultimi 4-5 anni. Difficile in pochi minuti dare degli scenari futuri, ma un aspetto che è stato decisamente marcato è il cambio radicale di atteggiamento negli ultimi anni nel mercato cosiddetto retail, quindi nella distribuzione tramite le reti di consulenti finanziari e volendo anche nelle reti bancarie. Cosa è avvenuto in particolare? Come ci stiamo attrezzando per questo tipo di, tra l'altro con la pandemia? Bene, è accaduto anzitutto che negli ultimi anni le reti si sono trasformate da supermercati di fondi da distribuire in realtà che selezionano a monte i propri partner e stringono accordi molto più, se vogliamo, forti con alcuni player del mercato, lasciando il concetto di supermercato molto lontano. Quindi questo è successo negli ultimi 4-5 anni, anche prima della pandemia. E quindi società come Jupiter che si affacciavano sul mercato in quel momento, diciamo tra il 2015 e il 2020, hanno fatto più fatica a penetrare nel mondo del cosiddetto deep retail, quindi del collocamento retail. Questo però ha trasformato parzialmente la nostra industria perché, come dicevo, i legami di partnership principali con alcune case sono stati in realtà più forti. Quindi, come ci stiamo attrezzando? Noi in Jupiter ci stiamo attrezzando per continuare, come stiamo già facendo, a chiudere queste partnership molto importanti con realtà distributive di primario ordine. Quindi comporta sicuramente il fatto di continuare a attrezzarci dal punto di vista di migliorare il team, continuare il nostro dialogo con le reti nel miglior modo possibile e in tempi di pandemia, questo penso ne parleremo anche più avanti nella tavola rotonda, comunque in tempi di pandemia ha significato stravolgere il proprio modello di comunicazione, diciamo tramite webinar, tramite Zoom, tramite tutti i mezzi tecnologici messi a nostra disposizione, ma significa anche nei prossimi mesi stravolgere nuovamente questo modello probabilmente, perché uno dei fenomeni che osserviamo più frequentemente è a livello europeo proprio, è la cosiddetta Zoom fatigue, che in italiano non saprei come tradurre, cioè
la difficoltà, la stanchezza nel seguire a livello virtuale, a ogni livello, qualsiasi forma di webinar o di incontro virtuale, no, di persona. Quindi in futuro noi vediamo un ritorno alla normalità per quanto possibile, tanto desiderato da molti, però non il completo abbandono dei formati virtuali, magari una trasformazione dei formati virtuali in formati più snelli, più innovativi, che si stacchino parzialmente da diciamo, i classici webinar che vediamo veramente sempre più fatica a seguire, e soprattutto ovviamente ogni società presente sul mercato, e sono tantissime, punta a inondare il mercato di questo tipo di appuntamenti, per cui è veramente difficile seguirli tutti e probabilmente la gente è arrivata a un punto anche qui di non ritorno. Ecco, queste sono alcune considerazioni generali sull'evoluzione del mercato in Italia. L'ultimo considerazione che vorrei fare in generale sul mercato italiano, che dal nostro punto di vista rimane estremamente interessante, sia per l'estrema liquidità ancora presente sui conti correnti, tutta liquidità da trasformare anche molto velocemente, possibilmente in investimenti e in risparmio gestito, e anche in generale per la quota enorme di risparmio privato e di ricchezza presente in Italia, ancorché in maniera purtroppo un po' polarizzata, un po' tanto polarizzata. Tutti elementi che ci portano a pensare che comunque per la nostra industria ci sia ancora tantissimo spazio nei mesi e negli anni futuri. Grazie mille. Grazie Andrea. Grazie per aver condiviso la vostra esperienza diretta in ambito M&A, con una panoramica anche internazionale sul tema, e averci dato indicazioni su come le tematiche ESG possono essere considerate poi come un driver di crescita futura dell'industria. Ora passiamo alla sessione di domande e risposte. Ricordo a tutti che per fare delle domande ad Andrea potete utilizzare la funzione di chat nel pannello dell'evento e noi poi le trasmetteremo a lui. Ecco, vediamo se ci sono delle domande. C'è una prima domanda che si collega proprio all'ultima frase che hai detto, che riguarda la digitalizzazione. Mi chiedono se ci sono delle barriere rispetto al tema della digitalizzazione, particolarmente barriere italiane, sia di un punto di vista sistematico oppure da un punto di vista culturale, che magari non sono presenti in altri paesi e che però attualmente in Italia comportano un freno al progresso della digitalizzazione in questa industria. Sì, dunque, ma io credo, diciamo, osservando il panorama europeo, la mia responsabilità copre l'Europa continentale, non credo che l'Italia sia molto diversa sul tema della digitalizzazione nell'industria del risparmio gestito. Se parlassimo in generale, questo basterebbe leggere solo 24 ore, credo, in generale del progresso della digitalizzazione in generale in Italia, ovviamente qui ci sarebbe molto da dire, perché il nostro paese, ahimè, è storicamente indietro, specie in alcune regioni, dal punto di vista dell'infrastruttura, della fruizione di contenuti digitali, per mille motivi che sarebbe lungo elencare. Ma nel nostro mondo, quindi parliamo dell'industria del risparmio gestito e tutta la filiera, se vogliamo, del risparmio gestito, non credo che l'Italia sia molto diversa, anzitutto dagli altri paesi europei. Barriere digitali particolari quindi non ne vedo, e credo che osservando proprio il panorama del risparmio gestito in Italia, tutti gli attori presenti, bene o male, nel risparmio gestito italiano, con piccoli investimenti, siano in grado di competere più o meno allo stesso livello dal punto di vista della comunicazione tecnologica. Fare un webinar piuttosto che organizzare incontri virtuali non è molto diverso per un Vanguard, poi sentiremo dalla sua diretta voce, o da un più piccolo gestore, magari italiano, che si affaccia sul mercato. Diciamo che le barriere digitali dal mio punto di vista sono altre, sono nel mondo proprio della gestione dei fondi, se si vogliono fare investimenti rilevanti su sistemi di trading, su sistemi di front-end, allora sì, gli investimenti coinvolti probabilmente segmentano il mercato in vari livelli e non tutti riescono a essere competitivi allo stesso modo. Grazie Andrea. C'è un'altra domanda che riguarda la differenziazione dei prodotti sul mercato.
cioè con tutti i cambiamenti normativi in atto, questi impongono un alto livello di standardizzazione dei, diciamo, dell'informazione e dei prodotti. Come si riesce a differenziarsi sul mercato, visto che, diciamo, tutti ormai sono quasi egualmente paragonabili, cogliere le differenze? Allora, questo è un tema estremamente interessante e la risposta che ci siamo dati in Jupiter è abbastanza sorprendente, perché secondo noi quello che fa veramente la differenza è il cosiddetto storytelling. Abbiamo analizzato tanti casi di successo o di insuccesso e dal nostro punto di vista una grossa differenza si fa dando ai contenuti che sono obbligatori per legge, pensiamo anche addirittura a documenti standard, cosiddetti standard, la si fa dando a questo tipo di documenti una facilità di lettura, una vera informativa, una vera capacità di comunicazione. Stavo accennando ad esempio prima alla reportistica ESG. Un conto è affrontare, pensiamo, questa tematica facendo dei report solo perché la normativa le impone. E un conto è arricchirli veramente di un contenuto, di un punto di vista, andando magari a raccontare cosa ha fatto il gestore XY per contrastare lo sfruttamento del lavoro minorile che una certa azienda in cui investe fa in un paese. Oppure andare a raccontare veramente nel concreto come si è fatto uno sforzo dialogando con un'azienda per abbattere le emissioni di CO2. Sono solo esempi, ma per dire, dare alla reportistica e all'informativa un vero contenuto di storytelling fa una grossa differenza. Grazie, infatti credo che questo si possa riallacciare direttamente alla classificazione articolo 6, 8 e 9 entrata in vigore con la SFDR, che impone appunto una classificazione dei prodotti in un ambito SRI. Questo per voi quanto è importante? Cosa succederà poi nei prossimi mesi, anni? Che tutti i fondi entrano sotto questi articoli, insomma, qual è la tendenza? Qual è la tua opinione? Allora, quello che sta succedendo al momento, siamo in un momento proprio iniziale di questo tipo di classificazione ufficiale. Ci sono atteggiamenti diversi da parte del mercato. Abbiamo visto alcune società, come ad esempio Jupiter, classificare la maggior parte, se non tutti i fondi, nel cosiddetto Article 6, ovvero dei fondi che sicuramente tengono in considerazione un impegno anche rilevante nei temi di sostenibilità, di governance, eccetera, ma non ne fanno il principio guida. E abbiamo visto altre società invece orientare all'improvviso tutta la gamma verso il cosiddetto Article 8, quindi fondi che hanno come scopo proprio nel processo di investimento i temi di sostenibilità, o addirittura Article 9, dove è l'unico come dire, obiettivo dell'investimento, il fatto della sostenibilità. Bene, ci sono stati molti commenti in questo senso e dal nostro punto di vista è importante che chi sceglie di andare verso l'Article 8 lo faccia non per un cosiddetto greenwashing, per il fatto di correre a classificarsi come sostenibile e responsabile, ma perché veramente nel processo di investimento questi fattori siano riflessi, altrimenti si tratta di, come dire, di una moda. E quindi, secondo noi, bisogna aspettare un attimo per vedere dove si orienta tutta l'industria, ed è per questo, come dicevo prima, che i fan selector, o perlomeno alcuni di essi, non si stanno fidando del tutto per ora della mera classificazione, ma guardano dentro quello che ogni processo di investimento fa. Bene, c'è un'ultima domanda, forse più banale, però sicuramente di interesse, che riguarda la futura epoca post-pandemica, adesso con i vaccini. Si ritornerà alla stessa situazione pre-Covid o le abitudini rimarranno irrimediabilmente o positivamente cambiate? Ed il mercato retail sarà lo stesso o sarà cambiato, visto che dicevi anche il discorso della grande liquidità che giace da quest'anno sui conti correnti? Abbiamo visto adesso che per le banche è un costo il fatto di liquidità, perché i tassi passivi. Qual è la tua opinione? Ma mi piacerebbe tantissimo avere una risposta, una sfera di cristallo da consultare, perché qui si gioca proprio, come dire, il nostro business dei prossimi 2 anni. Ma io credo,
Quello che penso io è che la gente sia così assolutamente esacerbata, così stufa di questa situazione di continuo rischio, pericolo, di questo annus horribilis che abbiamo vissuto, che abbia in tutti i campi, non solo nel nostro, una grandissima voglia di ritorno alla normalità. Non è un'osservazione banale, penso che sia veramente radicato. Quindi credo che ci sarà, da un punto di vista, non so come dire, se veramente osserveremo, avremo la percezione che la pandemia sarà finita o perlomeno ci sarà successo della campagna vaccinale, credo che già durante l'estate, alla fine dell'estate, questa voglia di ritorno alla normalità detterà il passo. Però ci sono alcuni aspetti, come ad esempio la facilità di fruizione dei contenuti digitali, che in parte rimarranno. Cioè, non credo ad esempio che ci saranno tanti eventi in persona quanti ce n'erano prima, e non credo che ci saranno tanti viaggi nel nostro mondo, di persone che viaggiano da un paese all'altro o anche soltanto da una regione all'altra come prima. Quindi credo alla fine in un equilibrio tra i due aspetti, però con prevalenza del ritorno al passato. I commerciali emetteranno meno CO2, insomma, viaggeranno di meno. Esattamente, esattamente. Bene, grazie Andrea per il tuo contributo. Proseguiamo ora con la tavola rotonda e con altri professionisti del settore con i quali parleremo di come le organizzazioni internazionali stanno combattendo con il digitale questa interruzione pandemica. Chiederei per favore Andrea di rimanere con noi per continuare la discussione, quindi per favore se ti puoi fermare al panel. E vorrei dare ora il benvenuto per la terza volta consecutiva al nostro ormai stabile ospite e consolidato moderatore Pari di Clopazzo, fondatore e CEO di Prodesfin, la prima fabbrica italiana di media trasversali finanziari. La sua società, come probabilmente ben tutti sapete, controlla il noto giornale online financiallounge.com, con il quale noi collaboriamo attivamente. Ciao Paride, come stai? Bene, bene Paolo, ciao, grazie. Siamo qua, se mi sentite bene? Ti sentiamo perfettamente. Bene, bene, tutto bene. Ottimo, a te la linea allora. Bene, allora noi possiamo iniziare. Sì, allora ringrazio Paolo, abbiamo sentito ovviamente un'introduzione molto interessante, questa diciamo view, questa presentazione appunto da parte di Andrea. Allora io intanto, come diceva appunto Paolo, adesso proseguiamo con due importanti ospiti e io ve li vado a presentare subito. Sono Simone Rosti di Vanguard e Alessandro Rongo di Frankie Templeton. Ben trovati. Buongiorno Paride, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Anche voi ci sentite bene? Il collegamento è buono? Forte e chiaro. 5G. Perfetto, perfetto. Bene, allora io dicevo appunto, anche in relazione a quello che ha introdotto appunto Andrea nella sua presentazione, proprio in relazione un po' a questo, io Simone partirei anche subito da te, no? Voi come Vanguard, ecco, come state affrontando, diciamo, questo scenario ovviamente che è cambiato rispetto al 2019, però concentrandoci soprattutto sulla relazione con i vostri clienti, perché un po' Jupiter e Andrea ci ha descritto un po' quello che hanno fatto loro, ma mi piacerebbe appunto sentire anche in Vanguard cosa è successo in questo senso. Andrea sono stati molto, molto interessanti. Come Vanguard abbiamo dato l'attuazione di 14 mesi in maniera diversa a seconda dei clienti che seguiamo. Siamo negli Stati Uniti, siamo presenti con la nostra mamma e il nostro privati. Sento molto male però, Simone, ci senti? Sento, voi mi sentite? Sentiamo molto male, non so se... Sentite meglio adesso? Io molto male. No, si sente metallica la voce, Simone. Mi sentite sempre metallica? Sì. Abbiamo qui... Mi
meglio passare ad Alessandro Simone. Ma io direi che intanto che Simone magari prova a mettere a posto il collegamento, andrei da Alessandro, così continuiamo con la nostra chiacchierata, intanto magari verifichiamo appunto il collegamento con Simone. Alessandro, vengo da te, quali sono state le sfide più importanti? Ovviamente tu ti occupi di comunicazione e di marketing, quali sono state le sfide più importanti che hai dovuto affrontare nel corso del 2020? Beh, il 2020 è stato un anno sicuramente particolare per chi fa marketing e comunicazione, molto stimolante devo dire, perché da un giorno con l'altro ci siamo trovati a dover cambiare il modello di contatto e di relazione con i nostri clienti. I sales ci siamo subito trovati al primo lockdown, ci siamo ritrovati e ci hanno chiesto e adesso come rimaniamo in contatto? Un numero secondo me interessante può essere che noi nel corso del 2019 abbiamo fatto 8 webinar in tutto l'anno. Marzo-aprile del 2020 ne abbiamo fatti 10. Sicuramente questa è stata quindi la prima sfida che ci siamo trovati. Siamo in grado di farlo a livello operativo, di processi, funziona tutto. E questa la risposta è stata positiva. Fortunatamente lavoriamo in un'azienda, come anche un settore, come ricordava prima Andrea, che è stata in grado di switchare dal lavoro in ufficio al work from home in modo molto rapido e molto efficace. Tra l'altro la nostra è una società, Franklin Templeton, che ha sede in San Matteo, quindi nella Silicon Valley, diciamo che il DNA digitale e tecnologico ce lo siamo portati anche nel gestire questa situazione. Certo. La seconda sfida è stata quella che, appunto, come ricordato anche precedentemente, che ci troviamo in un contesto molto fluido e in forte evoluzione. Quindi quei webinar, quelle soluzioni che hanno avuto questa grande efficacia, questa possibilità di avere questa relazione molto empatica con gli advisor, con i bankers, con i fund buyers, quindi con tutti i diversi canali, non funzionano più come prima. Cioè, quindi il webinar di prima che durava un'ora e un quarto, non funziona più. Deve essere più corto, più concentrato, contenuti mirati, molto più efficaci. Ma anche il format stesso, quello che sono le talking heads, non funzionano più. E quindi vediamo noi stessi, ma anche molti concorrenti all'interno dell'industria, che costruiscono degli show televisivi. Quindi si è passato da questa forma full digital del webinar, molto educational, molto flat, a una forma che è un gergo un po' forse un po' bruttino, figital, quindi con comunque la presenza in studio di chi gestisce l'evento, ospiti esterni, per creare appunto questa interazione ed empatia ed engagement con il cliente digitale. Sicuramente il digital engagement è un tema molto forte a livello di marketing e comunicazione, siamo partiti da subito a dover ripensare i nostri modelli, siamo convinti che il Covid-19 è stato un forte acceleratore di processi già in atto, ma è stato un forte acceleratore che il mondo futuro non sarà più come quello di prima. Sicuramente ci immaginiamo il passaggio da un approccio completamente digitale, tutti a casa, a un'ibridazione di questo, però il modello, il mondo è cambiato e devo dire da un punto di vista marketing di uomo di comunicazione in modo migliore, cioè ci consente di avere più strumenti, la possibilità di selezionare il canale per il giusto contenuto, quindi magari manterremo sempre la forma webinar, ma quella rimarrà per l'educational, il veloce fund update, market update, mentre magari l'evento invece più empatico, più forte può essere trasmesso tramite appunto quando vogliamo fare brand awareness, può essere ritornare all'evento fisico, ma l'evento fisico non sarà più come prima, sarà un evento ibrido dove il digitale verrà integrato col fisico, magari non avremo più tutta questa carta che distribuiamo, sapete bene, meglio di me insomma, agli eventi terze parti, quali sono del risparmio, quanta carta vada poi buttata e sprecata. Magari riusciamo a trovare la soluzione grazie a questo, a una maggiore apertura dei nostri clienti verso quello che è digitale e quindi io sono molto ottimista da questo punto di vista per il prossimo futuro. Certo, molto interessante e molto vero quello che dici, la digitalizzazione in realtà voglio dire diciamo ha impattato forte sicuramente per il Covid, ma come dire era già come dire, un processo che stava avanzando già prima che il Covid arrivasse. Ovviamente il Covid l'ha accelerato in maniera molto forte
e giustamente probabilmente l'utilizzo corretto della tecnologia applicata alle vostre attività, alle nostre attività, sicuramente sarà quello che poi rimarrà anche nel prossimo futuro. Simone, provo a ritornare da te. Ti chiedevo appunto, per vedere intanto se abbiamo ristabilito bene il collegamento, ti chiedevo appunto in questo scenario, diciamo così, in vanguardia, come l'avete gestito in un'ottica di rapporto con i vostri clienti? Sì, mi sentite meglio adesso? Ottimo, ottimo, perfetto. Perfetto, grazie, scusate ancora. In Vanguard abbiamo cercato di gestirlo come sempre sin dall'inizio. Vanguard è una società che per l'offerta che ha sul mercato principalmente americano ha un'offerta sul mercato retail, molto digital oriented, molto remote oriented, e quindi il setting dei nostri team di supporto ai clienti sono stati sostanzialmente invariati. Quello che è interessante notare nell'atteggiamento dei nostri clienti privati che serviamo direttamente negli Stati Uniti è stata una disciplina incredibile nei mesi più drammatici, nel mese di marzo 2020. E dico una disciplina incredibile perché nei momenti di maggiore volatilità del mercato i nostri clienti per il 97% del loro portafoglio non hanno movimentato il portafoglio, non si sono fatti prendere dal panico. Anzi, quel 3% che è stato movimentato per cogliere l'opportunità sui mercati. Quindi per noi questo è stato un segnale molto importante di un servizio che può funzionare in remoto se e quando i clienti sono ben educati finanziariamente e ben disciplinati. Discorso un po' diverso per quello che è il business tradizionale nei confronti degli intermediari e delle istituzioni. Ci siamo adattati come hanno fatto un po' tutte le società e lo abbiamo fatto con un certo tipo di spirito molto positivo nei confronti di supporto al cliente, ma anche con molta fatica, perché chi come noi ha uno sviluppo del business diverso a seconda delle geografie, da leadership negli Stati Uniti, di leadership nel Regno Unito dove siamo il primo partner dei consulenti finanziari, ma nascente in alcuni paesi dell'Europa continentale, tra cui l'Italia, all'inizio chiaramente se si è in fase di startup servendo da remoto i clienti o sviluppando il business è un po' più complesso, specialmente se, come è stato per noi, abbiamo dovuto fare il setup di una branch, addirittura di un ufficio fisico in tempi di Covid. Però diciamo che un po' per lo spirito e supporto, un po' per il brand che portiamo dietro, la reputazione che ha il nostro brand, la nostra società, la risposta è stata estremamente positiva. Quello che abbiamo adottato sono state delle best practice del mercato americano, in parte anche del mercato del Regno Unito, è un po' meno presenti nel mercato italiano a livello di supporto clienti, dove il remoto è sempre stato percepito un po' come un supporto cheap, un supporto economico, un supporto indispensabile in certe occasioni, ma non un supporto tradizionale o di alto livello, cosa che invece, come ho organizzato il nostro team commerciale negli Stati Uniti, dove i colleghi commerciali che seguono i clienti in Wyoming lavorano da casa in Wyoming, lo stesso vale per i nostri colleghi nel Regno Unito che supportano i consulenti finanziari in Scozia, risiedono in Scozia, operano in Scozia e da remoto servono appunto i clienti e ogni tanto venivano in ufficio. Ecco, questo penso magari anche nel corso della tavola rotonda contribuirà anche a dare una forma diversa di quello che sarà il modello nei prossimi anni che, come tutti stanno delineando, potrebbe essere un modello ibrido. Certo, certo, Simone. Senti, ma ci sono state iniziative concrete o che ci puoi magari raccontare, visto appunto che magari sono state adottate negli Stati Uniti? Ecco, tu ci dicevi, noi fortunatamente, diciamo, la nostra tipologia di clientela anche in appena scoppiata la crisi sanitaria non è stata presa così dal panico, non hanno smobilitato portafogli, cose che invece per esempio Andrea ci diceva, noi abbiamo dovuto lavorare molto proprio sulla parte, diciamo, psicologica all'inizio, no? Ci ricordiamo proprio tutti nel marzo del 2019 quell'impatto dei mercati, seppur molto breve, è stato veramente violento.
Ecco, ci sono state iniziative a livello globale proprio concrete, magari che ci puoi raccontare in poche parole, che sono state adottate in termini, per esempio, non so, di servizio al cliente, di vicinanza, di progetti di comunicazione che hanno funzionato magari bene nel corso del 2020? Sì, abbiamo adottato una serie di iniziative che hanno riguardato la parte esterna, i clienti, a livello tecnologico e comunicativo, e una parte interna che ha riguardato i colleghi della società, i dipendenti, che rappresentano una risorsa importante, e penso che sia un tema da toccare in un secondo momento, perché spesso ci dimentichiamo che se non c'è la forza della società, del team, che ha lo stesso commitment di prima, difficilmente tra burnout, difficoltà nella gestione da casa, difficoltà di mantenimento di una certa qualità della vita, difficilmente si riesce a servire bene i clienti. Ma le iniziative che abbiamo adottato a livello globale, europeo, sono state molto legate all'investimento in tecnologia sotto ogni fronte, non solo per rispondere in maniera reattiva a quello che poteva essere un'esigenza come i webinar, e quindi cercare le piattaforme dedicate ai webinar, ma anche nel long term, perché come ho detto, penso che una parte della modalità con cui stiamo lavorando rimarrà in futuro, e quindi abbiamo investito su nuove piattaforme, su nuove tendenze. Sul piano comunicativo nei confronti dei clienti ci siamo mossi, come molti colleghi, con lo sviluppo e il trasferimento di quella che era la necessità di comunicare una volta dal fisico, con gli eventi, i seminari, sul virtuale. Con un aumento della comunicazione, dell'interazione in remoto via email o via Bloomberg chat o via mezzi di comunicazione che tutti conosciamo, a seconda di quelle che sono target di clienti. Ben consci di una cosa, che i clienti, gli investitori, che siano fund selector, investitori istituzionali o anche consulenti finanziari, sono letteralmente martellati, lo erano prima, lo sono ancora più oggi, e io stesso che amo leggere non solo dell'industria ma anche di mercato e di prodotti, faccio fatica a star dietro a una serie di ondate comunicative che sono arrivate. Quindi diciamo, se siamo partiti prima tutti con una certa regolarità, con una certa pianificazione a livello di webinar, di comunicazione, ci siamo anche dovuti adattare a quella che era la ricettività da parte del cliente, e credo che questo, anche ascoltando i clienti, abbia rallentato un po' come ritmo, perché un conto è riuscire a comunicare i prodotti e servizi e supporto, un conto è l'overload di comunicazione che rischia di avere l'effetto esattamente opposto. Prima l'investitore poteva scegliere, oggi ancora può scegliere, ma se il commitment fisico di andare a un seminario riusciva a permettergli di staccare dall'attività tradizionale e concentrarsi, come tutti noi, su quel momento al seminario, all'evento, un'ora, un'ora e mezza, due, oggi magari segui il webinar ma allo stesso tempo fai altre due cose mentre sei remoto. Ecco, cercare di lavorare su questi aspetti penso che diventerà cruciale nel corso dei prossimi mesi. Certo Simone. Senti, Alessandro, io tornerei da te, no? Senza che tu ovviamente ci debba svelare dei segreti aziendali, per carità, però ecco, raccontaci magari di qualche aspetto concreto che voi avete messo in atto o che state facendo, e soprattutto ecco, per per chi come te fa la professione della comunicazione e del marketing, quali sono dal tuo punto di vista proprio le sfide più peculiari sulla quale ovviamente ti dovrai confrontare nel prossimo futuro? Certo, allora come anticipavo prima, appunto per noi è stata un'accelerazione di un processo già in atto, quindi diciamo che eravamo già nella direzione giusta, abbiamo avuto una spinta ulteriore. Ricordiamo che dal punto di vista della relazione col cliente, la nostra industria è particolarmente tradizionalista. Lo è stata particolarmente tradizionalista, cioè fino al 2020 comunque venivano applicati gli stessi modelli di relazione che più o meno erano applicati nel 2005 e nel 2010, quindi molta relazione fisica, il contatto con il cliente, l'evento terze parti, devo vederti, devo toccarti e quant'altro. Quindi questa accelerazione digitale sicuramente ha reso anche consapevoli i clienti di come
certi contenuti e certe informazioni sia più efficiente veicolarle anche per loro. Ha portato, come diceva giustamente Simone prima, anche a un overdose, oltre che overload, secondo me, di contenuti e contenuti digitali appunto verso i consulenti. Quello che però è interessante, secondo me, è che quindi il cliente sta diventando visto da un punto di vista olistico, quindi un'ibridazione tra quello che è il digitale e il fisico. Abbiamo molti più contact points, abbiamo molte più informazioni, quindi quello che noi stiamo facendo qui è accelerare, incrementare l'efficienza dei nostri modelli di marketing automation. Quindi noi, quello che vogliamo fare, che stiamo già facendo e che vediamo sta funzionando bene, è portare la giusta informazione alla giusta persona. Quindi quello che noi come investitori vediamo che fanno le best practice delle società e-commerce o quant'altro, lo stiamo portando a bordo, consapevoli che in qualche modo quei modelli di e-commerce che andiamo a valutare all'interno dell'impresa in cui investiamo sono efficienti anche nella nostra industria e lo saranno, quindi abbiamo sviluppato dei modelli di marketing automation che ci consentono di essere molto più precisi e mirati. Non voglio dire utilizzando i big data, perché non arriviamo ai contact points, ai momenti di contatto come quelli di una TLC o quant'altro, però diciamo che riusciamo a essere molto più precisi. Questo ci consente di avere quelle noiose metriche di marketing che noi poi come marketeers facciamo vedere a persone come Simone o Andrea, tipo click through e quant'altro, visualizzazioni, però veramente incrementate, nonostante un contesto molto inflazionato, dove veramente abbiamo competitor che lavorano molto bene, sono molto bravi. Dice, devo dire che la parte marketing, fortunatamente dal mio punto di vista, sta acquisendo molta importanza all'interno delle attività, sia a livello globale ma anche delle singole branches locali. Quindi il modello è in evoluzione, ma lo stiamo perfezionando, e la marketing automation è senz'altro la chiave di volta per vincere in questo contesto. Sì, sì, guarda, io concordo molto sul fatto che ovviamente, diciamo, sempre più, e probabilmente lo rivedremo anche, diciamo, andando avanti, il ruolo della comunicazione e del marketing diventa veramente sempre più centrale, e saper proprio poi utilizzare anche tutto quello che la digitalizzazione ci mette a disposizione per poter essere, come dire, come dicevi proprio tu, come dire, più precisi con tipo di informazione da far arrivare poi all'utente che vogliamo in qualche modo, insomma, che quel tipo di informazione... Essere più efficaci. Essere più efficaci e, come dire, limitare, diciamo, proprio i margini di dispersione che comunque ci sono sempre stati. Io ritornerei un attimo, richiamerei un po' in campo anche Andrea, perché lui nella sua presentazione perché non possiamo far finta di questo tema, è un tema molto importante, Andrea l'ha toccato, che è il tema ovviamente della finanza sostenibile, no? Ovviamente le grandi trasformazioni digitale e il sostenibile in realtà poi diventano, l'abbiamo già detto, come dire, strutturali, e il tema della sostenibilità, ormai possiamo dircelo, è un tema che non è, come dire, anzi non possiamo più parlare di un tema, ma è una realtà, quindi ormai è strutturale un po' nel nostro settore. Ecco Andrea, ritorno un pochino da te, no? Perché tu l'hai citato, hai parlato di SDR, quindi c'è già ovviamente una regolamentazione per gli investimenti sostenibili. Ovviamente questo impone un adeguamento sia dal punto di vista delle società, e poi vedremo nel corso del 2021 ci sarà anche poi la taxonomy, quindi imporrà anche le altre aziende. Questo ovviamente ha portato a un incremento di richiesta di informazioni e di dati. Ecco, sappiamo che però qui l'industria è un po' in ritardo. Ecco, secondo in Jupiter tu forse qualcosa vi hai accennato, ma avete messo in campo delle iniziative particolari per quanto riguarda, diciamo così, tutta questa parte di informazione, di adeguamento sulle tematiche ESG? Grazie Paride. Ma allora io comincerei col dire che effettivamente l'industria è mediamente un po' in ritardo, però ci sono due tipi di atteggiamenti. Quelli che gli ESG e SRI lo facevano da anni e o ce l'hanno nel DNA, e quelli che semplicemente hanno dovuto adeguarsi ad una normativa che più o meno di corsa è entrata in vigore in Europa. Noi abbiamo la fortuna di aver lanciato il primo fondo europeo sulla sostenibilità, che si chiamava e si chiama tuttora Ecology, nell'88, quindi qualche anno per adeguarci abbiamo avuto. Però è importante capire come l'industria ha reagito, se solo per necessità di doversi adeguare a una normativa, oppure perché sente
i temi della sostenibilità come propri, come veramente un punto di non ritorno. Quello che abbiamo fatto in Jupiter è stato un atteggiamento, un esercizio, vorrei definirlo molto democratico, perché noi siamo una multi-boutique, cioè in Jupiter non c'è la view della casa, ogni gestore è chiamato a fare esattamente come vuole, con la propria responsabilità. E quindi anche nell'implementazione della normativa noi ci siamo seduti letteralmente con ogni gestore e abbiamo chiesto a lui come vedeva il proprio fondo, la propria strategia e come avrebbe inteso dare disclosure di quello che fa. Il risultato di questo esercizio è stato che tutti i nostri fondi, a parte due che sono dedicati soltanto all'ESG, sono stati classificati come Article 6, ma non per questo dal nostro punto di vista, anzi sono tutti i fondi da noi classificati come Article 6, li vediamo nel panorama della competizione come assolutamente impegnati nel mondo della sostenibilità. Altri, come accennavo prima, hanno fatto una scelta totalmente opposta, hanno deciso che tutti i fondi sono classificati nella fascia cosiddetta alta della sostenibilità, 8 e 9, Article 8 e Article 9. Bene, lo spartiacque sarà giustamente il 2022, quando a gennaio poi queste società, come tutte, dovranno dare non soltanto una classificazione, ma dei rendiconti di sostenibilità dettagliati. Allora, se li scopriremo, se c'è stato, come dicevo prima, un po' di greenwashing, cioè di tinteggiare un po' di verde e di sostenibile la propria gamma, oppure se la classificazione della fascia alta era veramente qualcosa di cui si riesce a dare un resoconto veramente di peso nel nostro mondo. Certo, certo, sì, è proprio così, insomma, bisognerà vedere, insomma, è chiaro che, come dire, ci bisognerà un pochino adeguarsi, appunto dicevamo proprio prima della tassonomia, sicuramente, come dire, la spinta, diciamo così, arriva probabilmente molto molto anche dal basso, da una consapevolezza, diciamo, abbastanza globale. Simone, ritorno da te, appunto sempre parlando di finanza sostenibile, tu dove vedi le maggiori opportunità o eventualmente criticità in quest'ambito? Ah, io vedo maggiori opportunità per una finanza più vicina alle esigenze delle presenti anche delle future generazioni. Cioè una finanza che finalmente è capace di essere percepita come inclusiva e come motore di crescita, non solo come opportunità tattica o come speculazione. E infatti, secondo me, il grosso focus che è arrivato nell'industria sui ESG sta aiutando a far percepire anche un conto, è la finanza percepita in maniera appunto molto opportunistica, e un altro conto sono gli investimenti, il risparmio di lungo termine. La speculazione sta da una parte, l'investimento e il risparmio sta dall'altra, come andare a giocare ai cavalli o alle scommesse e investire in una casa. Voglio dire, c'è un abisso tra questo, però il focus ESG sta, secondo me, finalmente facendo percepire il valore del risparmio degli investimenti come un aspetto diverso. L'altro aspetto per me molto importante sta nella possibilità di cambiare davvero le cose in alcuni ambiti, e non solo quello ambientale, che è sempre quello più discusso, non solo quello sociale, che è probabilmente quello più difficile, perché toccherò il tema delle criticità, comunque ci si dimentica che certi aspetti sociali, escludendo certe società dagli indici o dagli investimenti, possono avere un impatto devastante a livello di certe popolazioni. Ma per me l'aspetto veramente importante è quello della governance, dove credo che soprattutto sul tema diversity si debba fare ancora molto, ci sia la necessità di avere una spinta fortissima. Io faccio parte in Vanguard del comitato per la spinta verso la leadership delle donne, e credo che la sottorappresentazione delle donne nei ruoli di management, di board, di senior e middle management sia ancora abbia ancora un gap enorme da recuperare. Anche in questo contesto, tuttavia, bisogna stare attenti a certe mal rappresentazioni della realtà. Quindi, tutto sommato, credo che l'ESG sarà un propulsore importante, che avrà
diversi ritorni positivi, ci sono anche tanti rischi allo stesso tempo. E i rischi sono anzitutto commerciali, l'abbiamo visto in una grandissima società che per anni non ha parlato di ESG o di responsabilità sociale se non su qualche prodotto, e da 2 anni a questa parte c'è stata una svolta a 360 gradi. Lo sentiamo dai clienti, come penso anche i colleghi Andrea e Alessandra. Ci sono certi clienti che dicono: guarda Simone, per noi l'importante è avere l'etichetta ESG nel prodotto, perché poi dobbiamo inserirlo in certi contenitori che si richiamano all'ESG. Sì, ma cosa c'è di sottostante all'ESG? Cioè, il tema commerciale è stato un driver, ed è tuttora un driver, a mio modo di vedere, eccessivo nel considerare gli investimenti ESG. E poi ci sono delle riflessioni che forse sono poco presenti nell'industria, ma che con i fund selector, con i gestori invece sono assolutamente presenti, perché si occupano di investimenti a 360 gradi. Se io parlo del nostro mondo principale, che è quello degli indici, da un giorno con l'altro vengono rimosse società che rientrano in determinati settori dagli indici, questo rischia di avere un impatto devastante su intere popolazioni dove queste società sono presenti con le proprie sedi e le proprie attività, e queste popolazioni rischiano di essere escluse dall'attività lavorativa per ragioni, diciamo, di carattere settoriale della società stessa. Quindi secondo me c'è poca profondità nelle riflessioni che si fanno sull'ESG. C'è anche un tema di rischio di investimento, i prodotti troppo concentrati, perché si richiamano a certi scoring ESG, rischiano di avere un impatto negativo a livello di rappresentatività del mercato. Penso che ci sia una cattiva interpretazione anche di quello che è il mondo attivo rispetto al mondo passivo. Qualcuno può essere più ESG degli altri, come si può essere ESG con un indice, come si può essere in modo attivo. E credo che, sebbene ci siano stati dei passi in avanti, ci sia poca standardizzazione, e l'SFDR, come diceva Andrea, contribuirà a questa, a migliorare la standardizzazione. Ci deve essere un approccio molto pragmatico e molto dettagliato rispetto a cosa è ESG e cosa no. E la domanda che rimane un po' a tutti è: il mondo sarà tra 5-10 anni sarà tutto ESG, e quindi tutti i prodotti oggi standard saranno switchati in prodotti ESG, o il mercato continuerà ad avere un binario ESG e uno non ESG? E quello non ESG o standard incorpora criteri di sostenibilità, che è l'altro aspetto importante. Come dicevo, come rimarcava Andrea sui fondi, anche noi abbiamo una serie di fondi che rientrano negli articoli 6 e non negli articoli 8-9, ma che incorporano criteri ESG nella selezione dei prodotti in caso di fondi attivi o negli indici. Quindi ecco, c'è molta superficialità, c'è molta propensione commerciale nella scelta. Penso che l'industria abbia ancora molto da fare, noi lo facciamo con il nostro punto di vista, però sicuramente il mondo ESG contribuirà ad avvicinare l'investitore privato, l'investitore finale, al mondo del risparmio e dell'investimento. Sì, guarda, veramente molto molto importante quello che ci hai detto, Simone. Io penso che per quanto riguarda gli aspetti, ovviamente, diciamo così, legati principalmente alle questioni ambientali, sicuramente ci sarà molto tempo, ma poi la parte, diciamo così, della legislazione o l'adeguamento che comunque le imprese dovranno fare, al di là di tutto questo, porterà come dire, le case a dover investire sicuramente in società che si dovranno adeguare anche a tutta una serie, diciamo, di standard che verranno poi imposti, no? Anche in ambito produttivo. Diverso invece quello che ci dicevi tu su altri ambiti. Sicuramente lo storytelling è cambiato, la finanza ha un ruolo di propulsore in questi cambiamenti, e lo vediamo appunto sulla parte G, sulla trasformazione digitale, insomma sono tanti i temi. Alessandro, per chi fa comunicazione e marketing, penso che sia una sfida importante, insomma. Che ne pensi? Sì, sì,
No, sicuramente è un ambiente frizzantino, come si può dire. Quindi abbiamo tutti i temi che dicevamo prima dei nuovi canali, della nuova attitudine che si stanno aprendo. Il tema ESG, che sono assolutamente d'accordo con i colleghi, ha soprattutto in questo momento una grandissima valenza commerciale, è la storia del momento. Comunque, quando parli con un cliente, con un consulente, con un fan buyer, con un cliente istituzionale, comunque la domanda cosa hai di ESG, scusate la banalità, esce sempre fuori. Detto questo, è cambiata anche il modo di proporsi degli asset manager, quindi da un modello in cui veramente era ti faccio vedere, io ho questi prodotti, comprali, li metti nella, io ho questo ottimo prodotto, questa performance, mettilo nel portafoglio del tuo cliente, a io posso essere tuo partner, io e te dobbiamo avere un rapporto bionivoco, io ti posso fornire delle soluzioni a 360 gradi a tutto tondo. E questo tra l'altro va anche a sposarsi con quella che è la nuova value proposition di Franklin Templeton, perché come diceva Andrea, ha fatto molto empatizzato con lui prima quando ha raccontato che a metà febbraio dell'anno scorso è stata annunciata la grossa acquisizione. Noi anch'io ho vissuto la stessa esperienza perché esattamente nello stesso periodo, una settimana prima, diciamo, delle chiusure, avevamo avuto l'annuncio appunto dell'acquisizione di Legg Mason, che per noi Ricordo. è stato veramente un passaggio epocale, non solo per le dimensioni che ci ha proiettato a diventare il sesto asset manager per dimensioni al mondo cross border con 1,5 miliardi circa di asset under management, ma anche per il fatto che siamo diventati una società multi boutique, perché con l'acquisizione di Legg Mason abbiamo acquisito anche tutte le società indipendenti di investimento che facevano parte del gruppo Legg Mason. Quindi questo ci ha portato a cambiare la value proposition. La value proposition attuale è la possibilità di costruire soluzioni ad hoc che possono essere fatte solo con boutique, quindi con società più snelle, più flessibili, più agili, supportate però da una capacità globale e un'efficienza scalare appunto di soluzioni. Quindi questo è sicuramente lo storytelling, il modo in cui ci stiamo andando a proporre, ma in cui vedo che sta andando anche in massima parte il mercato dell'asset management, quindi da puro supplier a partner. E questo è dove Certo, noi ci stiamo andando a collocare. sì, è importante. Andrea, torno da te. Tu cosa ne pensi, insomma, e quali saranno le sfide più importanti in questi cambiamenti che abbiamo insieme descritto? Ah sì, ne accennavo anche prima. Io vorrei giusto fare chiarezza, quando si parla di storytelling, nel nostro mondo sappiamo esattamente a cosa stiamo accennando, ma potrebbe suonare brutto tradotto in italiano, non si tratta di raccontare storie. In italiano, se diciamo raccontare storie, potrebbe avere No, un'accezione diciamo che è veramente un gergo che viene brutta. utilizzato nella comunicazione. Esattamente. Quindi, storytelling, dicevo anche prima, per noi è un concetto chiave, per noi intendo tutta la nostra industria, ma l'impegno è proprio quello a migliorare la comunicazione nei confronti dell'investitore finale. Quando il tuo pubblico è gli addetti ai lavori, questo è più facile perché senza troppe preoccupazioni si semplificano i concetti, si va dritti su una serie di pacchetti informativi abbastanza standard, è più facile. Ma quando noi, ed è la nostra missione più importante come industria, quando noi raccogliamo il risparmio dei privati, dei cittadini, del retail cosiddetto, essere capaci di veicolare a loro i messaggi più importanti e nel campo degli investimenti la cultura finanziaria non è mai abbastanza a quel livello. Ecco, il nostro mestiere è proprio quello di rendere più chiari, più facilmente fruibili ogni tipo di contenuti. Come dicevo prima, pensando un attimo al mondo degli ESG, che non è più una moda, una nicchia, ma è ormai quasi lo standard del settore, riuscire a veicolare all'investitore privato, alla famosa signora Maria che ha investito 5.000 euro in un fondo di qualsiasi tipo, magari ESG, riuscire a veicolare a lei un messaggio chiaro di perché sta facendo una differenza sulla sostenibilità, o raccontare in maniera chiara, anche in una reportistica più standard, che cosa esattamente voglia dire impact investing piuttosto che concetti che sono di solito rimasti a un livello più alto nella nostra industria, è una missione anche quella. E la mia considerazione è anche quella a cui accennavano sia Alessandro che Simone. È bello vedere, soprattutto Simone, è bello vedere il concetto di gestore attivo associato anche al essere attivo nel campo ESG.
e anche dello storytelling. Cioè, mentre prima il gestore attivo era classicamente rappresentato come quello in grado di battere il benchmark, diverso dall'indice, eccetera, oggi il gestore attivo è anche riconosciuto come attivo quando si differenzia nella propria comunicazione, nel campo della sostenibilità, e non solo nella comunicazione, anche nei dati di fatto, quindi nel proprio impegno rispetto ai temi ESG SRI. Certo, sì, no, in effetti è molto importante quello che ci stavi dicendo. Siamo in chiusura, io volevo chiudere, diciamo così, con un giro di, chiamiamolo, di tavolo virtuale, facendovi un po' un'ultima domanda. Noi siamo, tra l'altro lo registriamo tutti i giorni, per chi ovviamente fa il nostro mestiere, e vediamo che anche il rapporto, diciamo, i temi di cui stiamo parlando sono temi ovviamente molto vicini agli investitori finali, e sentiamo quanta sensibilità ci sia da parte, diciamo, del mondo della consulenza finanziaria. Voi siete in contatto tutti i giorni con i distributori. Ecco, com'è cambiata il rapporto in relazione a tutto quello che ci siamo detti, e cosa chiedono sostanzialmente a voi, diciamo, la distribuzione dei prodotti finanziari e la consulenza finanziaria più in generale? Alessandro, magari parto da te. Certo, no, Paride, al momento secondo me siamo ancora legati a un modello tradizionale. La sfida è essere pronti per i passaggi generazionali, per le nuove generazioni. Quindi se io vedo quello che i consulenti, che più o meno, come sappiamo, sono più o meno l'80% sono gli stessi consulenti di 10 anni fa. Certo. Le loro richieste sono più o meno rimaste standard. Loro vogliono informazioni sui prodotti, storie da rivendere ai clienti, magari adesso chiedono formati più efficaci e più efficienti, sicuramente perché hanno visto anche, hanno alzato l'asticella della richiesta, perché hanno visto che ci sono strumenti che lo consentono, ma la vera sfida è essere pronti per quello che arriverà, per le nuove generazioni, quindi per generazione Z, i nativi digitali, quelli che sono abituati a seguire gli influencer, i social media. Quindi da questo punto di vista è quello che stiamo cercando anche di vedere sul lungo periodo. La nostra è una società comunque che è proprietà della famiglia fondatrice, quindi abbiamo la fortuna di avere anche questa visione un pochettino orientata al lungo periodo. Per dire, noi abbiamo all'interno del nostro campus in San Matteo, quindi centro della Silicon Valley, abbiamo un hub fintech, perché crediamo che la vicinanza con le nuove idee, con i nuovi modi di relazionarsi, con lo sviluppo di nuovi servizi, sia per i consulenti, ma anche poi alla fine per i clienti finali, sia la strada da percorrere. È sicuramente molto challenging, sicuramente si creeranno su questo punto delle grosse differenze all'interno dell'industria, perché chi sarà in grado di posizionarsi bene, io sto guardando fra 10 anni, 15 anni all'interno di questo settore, saranno poi gli asset manager vincenti del futuro. Quindi è più, la vedo più spostata in avanti la sfida. Per ora il consulente, dal mio punto di vista, è ancora piuttosto tradizionale nel tipo di richieste. Certo. Andrea, vengo da te. Allora, concordo totalmente con quello che ha raccontato Alessandro. Aggiungo un paio di considerazioni. Anzitutto che, da un certo punto di vista, nel 2021, oggi, abbiamo a monte delle catene distributive dei soggetti che ci aiutano in questo lavoro, che sono appunto chi fa selezione e chi fa le liste cosiddette dei fondi da distribuire. Quindi riuscire a dialogare con loro, noi operatori dell'asset manager, in maniera coerente significa passare dei messaggi coerenti a chi poi ha il compito di veicolarli ulteriormente sulle reti. Il dialogo con questo tipo di strutture è fondamentale. Io mi metto spesso nei panni del consulente finanziario che potenzialmente nella gamma di offerta ha 180 case di investimento, ciascuna delle quali ha 30, 50, 100, 200 fondi. Se facciamo questa moltiplicazione viene fuori un numero incredibile. Quindi, da un lato, questo lavoro di comunicazione deve essere fatto con il filtro correttamente modulato di chi fa la selezione a monte. Dall'altro, è sicuramente l'abilità, come diceva anche Alessandro, di noi case di investimento di passare messaggi semplici, di passare nei canali giusti,
e con tutto lo storytelling necessario e con l'appropriatezza dal punto di vista atecnico, cioè con il tono e lo stile adeguato alla comprensione del pubblico. Certo. Simone, un'ultima battuta anche per te su questa domanda. Sì, mi ritrovo molto con quello che ha detto Alessandro Andrea. Penso che ci siano un paio di altri elementi da aggiungere. Il tema costi. Il tema costi è un tema che spesso si cerca di non affrontare, perché chiaramente sappiamo che l'industria è incarnata su un sistema distributivo fatto di retrocessioni, nella maggior parte, per fortuna questo sta iniziando a cambiare. C'è molta attenzione non solo da parte dei gestori, che sono stati diciamo gli antesignani dell'utilizzo di prodotti a basso costo per implementare in maniera efficiente le loro view di asset allocation, e che hanno iniziato a usare massicciamente ETF bonificizzati, più ETF in Italia che bonificizzati da quando nel 2008 sono state rimosse le retrocessioni nella gestione. Ci aspettiamo che questa onda di attenzione ai costi arrivi sempre di più verso i consulenti finanziari. Noi abbiamo fatto quest'anno una partnership con Banca Widiba, la prima volta che una casa di ETF bonificizzati con un accordo organico con una rete di consulenti finanziari, è un segno dei tempi. Non si può più prescindere dall'aspetto dei costi, è l'unica certezza che si ha quando si investe in qualcosa, le altre sono promesse o previsioni, il costo è una certezza. Quindi questo elemento che era presente nel mondo degli istituzionali, degli investitori istituzionali, dei gestori, adesso sta iniziando a essere presente nel mondo della distribuzione. E ci fa piacere vedere anche i colleghi distributori che si adeguano con le unit link con sottostanti a basso costo, con la consulenza a pagamento e con un modello, quello del collocamento tradizionale, che fortunatamente andrà sempre più a restringersi, esattamente come andrà sempre più a restringersi quel gruppo, quella componente principale della curva gaussiana che è stata fino adesso dei fondi attivi ad alto costo che performavano male, verso una ottimizzazione dell'offerta con prodotti passivi a basso costo efficienti, dall'altra parte prodotti high alpha che generano davvero valore, ma che ovviamente hanno un costo più elevato, fino ad andare verso strumenti meno liquidi, su cui però bisogna fare molta attenzione, perché anche il tema dei peer, dei peer alternativi, rischia di avere di essere, come nel caso di ESG, un tema più guidato dall'alto e più per ragioni commerciali che un vero beneficio, se non viene ben spiegato e se non viene ben, come dire, proposto all'interno di un portafoglio per investitori privati. Quindi, ecco, temi come i costi, come l'efficienza, come la liquidità, credo che saranno tra i principali temi dell'industria nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Certo, certo, sarà proprio così, le sfide ci sono importanti e quindi ci sarà, come dire, molto da fare nel nostro mondo. Io allora intanto vi ringrazio davvero tanto per questa chiacchierata, per questi approfondimenti che abbiamo fatto insieme questa mattina. Io lascerei adesso, vediamo, diamo un pochino spazio, vi chiederei ancora qualche minuto, così vediamo se arriva qualche domanda dai nostri spettatori, così passiamo appunto a questa ultima parte. Ah, ne vedo una adesso, allora sì, vedo una che arriva in questo momento, dice: quali strumenti che sono stati introdotti, soprattutto qui parla di IT, non so chi di voi voglia rispondere, sono stati introdotti l'anno scorso che sono stati, diciamo, che vi hanno dato maggior beneficio. Quindi probabilmente, ecco, chiede qualcosa relativamente a sistemi di digitalizzazione interni che hanno funzionato bene dal 2020. Non so chi di voi vuole rispondere, magari direi, diciamo, Alessandro magari? Sì, dai, diciamo proprio magari non IT, però quello che ha impattato operativo. Io credo che sia, no, la cosa che sicuramente ci ha consentito a noi di continuare nel servire i clienti, negli affiancarli durante tutti i periodi di chiusura e quant'altro, è stato il trasferire tutti i sistemi all'interno del cloud.
Quindi questo ovviamente ha reso possibile il chiudere l'ufficio il sabato e riaprirlo nelle proprie case il lunedì, senza nessuna avvisaglia nel frattempo. Quindi il passare al cloud, la gestione poi di tutti gli strumenti a supporto, che possono essere gli strumenti di consulenze online come Zoom, Teams e quant'altro, seguono poi questo, diciamo, parte operativa EVI di strumenti. Per quanto riguarda la parte di digitalizzazione, come ti dicevo prima, noi stiamo già, ma già prima del, diciamo, del periodo pandemico, avevamo implementato sistemi di marketing automation, su cui stiamo investendo e in cui crediamo molto. Certo, qui tra l'altro anche qui dovrei farla ancora a te, però nel senso che anche qua parla di digitalizzazione, ci chiedono, ecco, chi è secondo voi il market leader quando si parla di digitalizzazione nel mondo dell'asset management. Ora io non so chi vuole rispondere su questa parte, ma io non so cosa dire. Giustamente l'abbiamo anche detto in questa mattinata, nel senso che ovviamente la digitalizzazione, come dire, è a supporto di tutte queste attività. L'industria dell'asset management sicuramente era già, come dire, preparata, utilizzava già questi sistemi, non ha fatto altro ovviamente che utilizzarli nel migliore dei modi per essere vicini ai propri clienti e al proprio mercato. Magari Paride, potresti dircelo tu chi è secondo te? Ma no, guarda, io ti dicevo... Di noi tre, perché ovviamente... Secondo me siete tutti leader. No, nel senso che quando si parla di digitalizzazione, cioè, o comunque di strumenti digitali, soprattutto nell'ambito, ovviamente se non andiamo a parlare di intelligenza artificiale applicata alla distribuzione dei dati o cose di questo genere, diciamo che gli strumenti ormai sono stati, come dire, implementati in maniera veloce ormai penso da tutti. Ce lo diceva probabilmente anche prima Andrea, no? Anche, sì. Diciamo, anche i webinar sono alla portata anche, diciamo, delle piccole case che hanno potuto star vicino ai clienti senza dover fare quei mega eventi che magari case più prestigiose erano solito fare, insomma. Scusa Andrea, vai pure. Grazie. Simone, cosa velocissima. In questo senso credo sia interessante parlare anche di big data. Questo è invece perlomeno in Jupyter, un driver abbastanza importante. Attenzione, noi abbiamo implementato questo tipo di analisi a supporto della gestione dei fondi, non come elemento del processo di investimento. Abbiamo un team da alcuni anni che comincia il proprio lavoro, mi sembra, nel 2018 e allo scopo di portare con sempre maggior grado l'analisi di questi pacchetti enormi di dati esistenti sul mercato a supporto delle decisioni di investimento, e sottolineo a supporto. Questa è una tendenza, ovviamente non siamo gli unici a farla, ma una tendenza che sta prendendo sempre più piede e che permette ai nostri gestori di prendere decisioni di investimento, a volte anche concentrate, su una base semplicemente di una migliore informazione o di informazioni predittive più accurate. Questo è un trend molto, molto, molto in voga. Scusami Simone se ti ho interrotto. Mancherebbe, molto interessante da ascoltare. Io penso che la digitalizzazione, l'automatizzazione nel mondo dell'asset management possa essere una rivoluzione nell'accorciamento della catena distributiva. Cioè, oggi realtà come le nostre, come la nostra, che serve gli intermediari e gli investitori istituzionali, ma che negli Stati Uniti ha una piattaforma dedicata agli investitori privati, può oggi aggiungere, come fa negli Stati Uniti, la consulenza, e come ha iniziato a farlo nel Regno Unito da poche settimane, la consulenza sui nostri fondi all'interno di un servizio diretto. Quindi il tema che secondo me porta a riflettere gli asset manager è quanto posso essere direttamente collegato all'investitore finale. Dipende ovviamente dall'offerta che si ha, dipende dalla complicazione dell'offerta che si ha, ma può essere un ulteriore sviluppo a livello di distribuzione diretta che non sostituirà mai i consulenti finanziari, ma che può invece andare a intercettare una fascia di clientela che oggi, ad esempio nel Regno Unito, non è servito dalla consulenza direttamente perché non economicamente efficiente per il mondo della consulenza finanziaria indipendente. Quindi per me
Questo collegato a aspetti demografici, cioè a giovani che oggi utilizzano quasi esclusivamente Instagram o social network analoghi, un domani probabilmente utilizzeranno gli stessi canali anche per prendere decisioni di investimento, per andare a investire. Quindi la spinta non riguarda solo la distribuzione, non riguarda solo la digitalizzazione dell'asset manager verso la distribuzione, ma anche potenzialmente la distribuzione diretta. Certo, certo, certo. Bene, bene. Allora io direi che ci sono altre domande, ma sostanzialmente vedo che più o meno abbiamo già un pochino risposto. Io direi che adesso, anche per non sforare con i tempi e non rubarvi anche più tempo di quello che avevamo concordato su questa mattinata, io direi appunto che possiamo chiudere qui la nostra sessione. Rifaccio diciamo i miei ringraziamenti per questa chiacchierata e per tutti gli approfondimenti, e quindi ringrazio Simone Rosti di essere stato qua con noi. Grazie Simone. Grazie a voi, grazie a tutti e buona giornata. Ringrazio Alessandro Rongo di Frankie Templeton. Grazie Alessandro. Grazie, grazie a tutti e buona giornata. E ringrazio anche Andrea Boggio per la presentazione e per essere poi rimasto qui con noi anche sulla tavola rotonda. Grazie Andrea. È stato un piacere, grazie a tutti voi. Bene, allora io ritorno, un ringraziamento ovviamente doveroso sicuramente a Fundinfo per aver organizzato questi tre appuntamenti decisamente importanti su temi decisamente interessanti. Nel corso di questi mesi, questi appuntamenti, abbiamo così chiacchierato con importanti esponenti di questo mondo e abbiamo toccato tantissimi, tantissimi temi. Quindi grazie, complimenti a Fundinfo per il lavoro che fa e grazie a Fundinfo per l'ospitalità, e lascio ovviamente la parola a Paolo. Grazie a tutti. E un ringraziamento speciale a te, Paride, che hai moderato tutte e tre le sessioni per l'Italia della nostra Client Conference 2021, sperando veramente di avere connesso tutti meglio. Hai guidato e animato la discussione su una così vasta gamma di argomenti e tematiche di impatto sull'industria e della gestione del risparmio e della distribuzione dei fondi, perché abbiamo avuto entrambe le parti a parlare. E questo purtroppo è il nostro ultimo appuntamento per quest'anno. Tutte le sessioni ora sono disponibili online per essere consultate on demand attraverso il portale dell'evento. Ringraziamo tutti per la partecipazione degli ultimi due mesi e come ultima richiesta vi preghiamo di inviarci i vostri commenti tramite la home page dell'evento attraverso la quale potete mandare commenti o richieste. Per il prossimo anno speriamo di essere in grado di offrire la nostra serie di incontri di persona, come abbiamo fatto già un paio di anni fa. Dovremmo ritornare a essere capaci di incontrarci vis-à-vis. E infine, se avete domande inerenti ai temi che abbiamo condiviso oggi, inviateci un'email utilizzando l'apposito form nel pannello di controllo dell'evento. Vi ringrazio tutti e arrivederci a presto.